Ci prende gusto il San Nicolò. Dopo l'incredibile rimonta casalinga con la Folgore, la squadra abruzzese sbanca i Recchioni con un primo tempo da applausi. Si ferma a 4 invece la striscia positiva della Fermana, che sul prato di casa perde l'occasione per allungare il passo in direzione playoff. Basta un tempo alla squadra di Epifani per chiudere la pratica. Dopo 21 minuti Brighi è abile con l'aiuto di una mano a mettere in rete una punizione contestata, calciata da Merlonghi. La Fermana reagisce subito con forza. Passano appena 2 minuti e segna ancora lui, sempre lui, Ugo Molinari, al 6° centro in 4 gare giocate. Per il bomber argentino, approfittare dell'errore in fase di disimpegno di Pretara è semplice come bere una sambuca. La squadra di Epifani non molla e 3 minuti dopo il pareggio gialloblu torna immediatamente in vantaggio con Merlonghi, che parte in posizione dubbia, si avventa su un lungo lancio, si presenta davanti a Olzac e lo batte senza problemi. Ma non finisce qui, perché prima della pausa, al minuto 39, Chiacchierelli, tornato al San Nicolò nella finestra di mercato dopo l'esperienza al Fano, firma il tris al termine di un'azione manovrata con un gran colpo a giro. Gara indirizzata verso l'Abruzzo e titoli di coda che scorrono irreversibilmente dopo la quarta rete ospite in apertura di ripresa. La firma è ancora quella di Chiacchierelli. La gara diventa una sorta di amichevole, col San Nicolò intento a gestire il largo vantaggio e la Fermana alla ricerca di qualche applauso. Degano e Molinari i più testardi alla ricerca del gol, ma nulla da fare. Finisce con il blitz del San Nicolò, quarta forza del campionato. Per i canarini un brusco ritorno sulla terra.